ragazzi, allora oggi torniamo insieme indietro nel tempo ancora un pochino con dei ricordi della mia infanzia. Visto che questa serie mi sta piacendo tanto, io ne sono tanto tanto felice. Oggi andiamo a vedere insieme un'altra scatola misteriosa come quella della prima puntata che ho fatto. Scatola misteriosa nel senso che è questo scatolone che... ma era già mezzo aperto, va bene. Non ho ancora guardato cosa contiene, però so che contiene alcune delle scatole con giochini, tipo come la prima che abbiamo aperto, appunto. Non la guardo da anni e anni, quindi non so bene cosa ci sarà qua dentro. E chissà quanti ricordi scatenerà quest'altro episodio. Poi mancheranno la mega scatola di Polly Pocket, quella di Pingu, quella di Cucciolandia. Credo basta, ditemi quale volete la prossima puntata e andiamo a vedere cosa c'è in questo scatolone, ragazzi. Allora, ecco qui lo scatolone. Adesso artefici, oggetti artefici di fantasia. Oddio, c'è questa scatola e dentro altre scatole. Oddio, oh, ma cos'era quel... no, calma, una cosa alla volta. Allora, intanto vediamo cosa c'è qui. Cosa ci sarà? Non lo so. Oddio, aspetta, come si chiamavano queste? Oddio, profumo ancora. Oddio, mi ricordo che mi piacevano tantissimo queste, ma non mi ricordo assolutamente il nome. Queste non c'entra niente, però, oh mio Dio. Questi si trovavano nei panettoni, tipo, nei pandori. Mi ricordo che si potevano piegare, ce li avevo tra l'altro. Chissà se sono da qualche parte. Oddio, sì! Oh mio Dio, dopo guardiamo anche le bamboline. Ma questi, no raga! Oddio, ma quanti ne avevo, aiuto! No raga, che belli, questi non me li ricordavo assolutamente. Che sono tipo flessibili perché sono all'interno di, fil di ferro, roba così. Ma quanto sono carini, c'è l'albero di Natale, il panettone, la stella... cos'è questo? Un elfo? Oddio, non me lo ricordavo. Il pupazzo di neve. Ma ce ne sono tantissimi. Oddio, questo sembra un po' deforme. Ce ne sono tantissimi. La candela. No, ma che ricordi? Oddio, non me li ricordavo assolutamente questi. No, vabbè, adoro. Ma hanno un nome? Snodatelli. Non me lo ricordavo il nome, non lo sapevo, anzi. Ma quanto sono carini. No, ma è possibile che erano nel panettone, nel pandoro. Non posso aver preso davvero così tanti pandori, panettoni. Oggi Miso è particolarmente interessato al video. Ma qui stavamo dicendo, queste qui. Mi ricordo che di queste ne avevo due grandi, a dimensione tipo bambola normale. Ed erano effettivamente fatte così con il viso duro e il resto di questo materiale. Oh mio Dio, avevano l'obelico, è vero, che carine. Questo... ci sono anche cose che mi sa che non sono di queste bambole, oddio. Questa è tutta rigida, ma queste pantofoline! Oddio, che carine! Oh, ma quanto sono dolci! Non me le ricordavo davvero. Oddio, no, aspettate, ok, questa culla tipo era di questo cosino, che poteva fare la pipì mettendoci l'acqua, tipo, e l'acqua si metteva da qui perché c'era il biberon che si poteva riempire e gli si dava da bere. Oppure c'era il suo ciucciotto, ma quanto sono carini. Madonna, no raga, non me le ricordavo assolutamente io queste cose, proprio zero. Mi sa che qui c'era mia madre che mi aveva fatto il vestitino da strega per queste bamboline, proprio fatto così in 5 minuti. Adoro. Questo? Oh, ma quanto sono carini. Non me li ricordo davvero questi, ma come... hanno un nome. 1999 Tommy, made in China. 99. Penso che sia un 9, boh, non lo so, non mi ricordo cosa sono, ma oddio, non me li ricordavo. Questa è una cosa creativa che aveva fatto mia madre, non so cosa c'entri qua dentro. Ma ne avevo tantissime di queste. Sono, cioè, davvero ne avevo un sacco, non pensavo, tutto vai. Guarda che roba, oddio, ma quante. Cioè, ma, no, vabbè. Oddio, questa me la ricordo, non so perché. Vabbè, sono davvero tantissime. Oddio, ma questo unicornino è un po' bruttino. Starla? Boh. Eh sì, ragazzi, non mi ricordo davvero come si chiamano queste bamboline così carine. Peccato, non trovo il nome da nessuna parte. E vabbè, questa era la prima scatola. Bene, proseguiamo. Intanto per cominciare, ma questo... che bello. Cos'è che era? Non me lo ricordo. Però è veramente bello, cioè esteticamente è veramente bellissimo.
una roba molto elegante, un po' fatata, bellissimo. Cos'è che era? Oh mio Dio, ragazzi, cosa ho trovato? Pensavo di averlo perso. Oh mio Dio, ragazzi, no, vabbè. Mi sento malissimo, questo lo metterò nella vetrina insieme alle cose che ho dei Pokémon. Cioè, questo è il Pokédex e funziona. O meglio, funzionava, non so se... Va bene, funzionava, non so se è proprio rotto, se bisogna tipo cambiare le batterie. Ci sono, madonna, le batterie quelle a bottoncino non le ho mai. Però funzionava, cercavate il Pokémon, vi dava la descrizione, eccetera. Oh mio Dio, ragazzi, che meraviglia. No, basta, sono, mi metto a piangere. Ma questo è vecchissimo. E mi pare che funzioni ancora, però non ho le pile, appunto. Però sì, era questo percorso ad ostacoli, diciamo. Non era proprio facile. Però me lo ricordo tutto. No, vabbè, bellissimo. Questo non era nemmeno mio, mi sa che era di mio fratello, se non di mia madre. Lo so, è vecchissimo. Tommy Thailandia. Non c'è un anno di... Speravo ci fosse stampato l'anno di produzione sopra, ma no. No, niente, peccato. Però questo è veramente molto vecchio. Ma che cavolo... Vabbè, io, qui dentro c'erano varie cose dal mio armadio, eh. E questo. Cioè, lo sapete cos'è questo, vero? Me l'aveva regalato mia madre, tipo, e io lo odio da morire. Questo... Ad alcune persone fa impazzire sto coso. Per me è l'oggetto del diavolo, si usa per fare i massaggi in testa. Io lo odio. Mamma mia, che fastidio. Ah, ok, basta. Avete capito. Non mi piace. Perché ce l'ho ancora? Ma che cosa c'entra questo? Una piastra per capelli di 16.000 anni fa. 2006, aiuto. Ok, una delle prime piastre per capelli, tipo. Giuro che prima o poi tiro fuori questa scatola, eh. Sto temporeggiando. Che cosa? Queste sono palline per... da usare con le racchette in spiaggia, tipo, vabbè. Ma tiravo fuori sta benedetta scatola, va? Avevo scritto Folly Magic, scritto benissimo, tra l'altro, ma... No! No, ma cosa? No, raga, aiuto! Queste cose non me le ricordavo neanche lontanamente. Ora ho connesso, mi sono ricordata dell'esistenza, ma... No, bellissimo. Questo era di questa collezione qui. Ma, oh mio Dio, come erano fatti i personaggi... Allora, no, intanto vogliamo parlare di quanto sono esteticamente bellissime queste cose. Tutte così eleganti e floreali e brillantinose, cioè bellissime. Oddio, non me le ricordavo proprio, guardate quanto sono belli. Com'è che si apriva? Ah, e appunto erano fatine, è vero. No, vabbè, spettacolo ragazzi. Erano fatine fiorellose tipo... I loro scenari erano tutti così, appunto. Tutte queste cose così eleganti, così floreali, così brillantinose, bellissime. No, vabbè, vi giuro, proprio mi metto a piangere, non me le ricordavo. Questo era... Beh, tecnicamente è un po' uno specchio. Ciao! Però era tipo il laghetto del cigno. Poi, mamma mia, questo, il profumo. Eccolo qui. Che vabbè... Spruzzaria, ovviamente. E dentro c'era appunto le fatine. Ma quanto sono belle. Ma le fatine neanche tanto in realtà, ma queste cose, cioè... Oh mio Dio. Sono sconvolta, vi giuro sono sconvolta. Non... Ma come si chiamavano quindi? Fairy Winkles? In italiano forse era Folly Magic davvero, come avevo scritto sulla scatola, non lo so. Che meraviglia. Questo, bellissimo. Allora, questo si apriva e c'era la fattina qui. E poi qua com'è che si apriva? Oddio. Ma si apre così poco, secondo me un po'. Oh. Ah, ecco. Ah, qui c'era tipo la maca. Ma no, ma sono bellissime. Oh, piccole queste. E vabbè, poi c'era tipo... Qui che si poteva fare... C'era lo scivolo, ok? Ma quanto sono belline. Aiuto, minuscole. Non riesco a metterla a fuoco, è troppo piccolo, ok? Oh mio Dio, quanto è bello tutto ciò. C'era l'orologio. E qua ci andava una fatina. Dov'è la fatina? Come si apre? Oddio, non me lo ricordo. Oh, wow. Vabbè, qui c'era tutto l'arredamento anche fatto di rami. Ma quanto è bello. Vabbè, adesso. Questo qui. Questo cos'era? Una specie di campana, non lo so. Carino, c'è di meglio. Oh, il cestino con i fiorellini.
E in realtà i fiorellini erano... Madonna, ok. In realtà i fiorellini erano fatine. Ma quanto sono bellini. Oh, vabbè, bellissimo, bellissimo. Questa specie di portamonete, quanto è bello, mio Dio. Ah sì, che si poteva aprire di qua, c'era appunto cose disegnate da Borsellino e di qua. Dov'hai? Le fatine con sopra le monetine e altri disegni di cose più preziose. Poi c'era questo vasetto, molto bellino. Senza unghie è più facile da aprire, giuro. Ed era un portagioielli, oppure dovrei riuscire a trovare il modo per aprirlo, per svelare i segreti qua dentro. Ok, grazie. Eccoli qua. Infine, questo rossetto finto con la rosellina, che è un personaggino, appunto. Si apriva così. E poi sì, dov'hai? No! E no, un attimo, non volevo fare questo. Ecco, c'era il rossetto finto. E niente, bellissimo ragazzi, oh mio Dio. Bene ragazzi, questo era tutto quello che c'era in questa scatola. C'era un bel po' di roba effettivamente. E oh mio Dio, voglio piangere, quanto è bella sta roba, non me la ricordavo assolutamente. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con il prossimo. Che ricordi, ciao!